Buongiorno a tutti, io sono Andrew e benvenuti in un nuovo Machine Oriented Video. Oggi siamo a Caorle, alla mostra scambio di auto d'epoca. Vedremo anche qualche camion d'epoca qua in mostra e cominciamo subito dal parcheggio con una Golf GT. Bellissime queste. 16 valvole. Qui abbiamo una Alfa 75 Turbo America. America in teoria era il modello riservato agli Stati Uniti, quello di esportazione, è un po' più raro rispetto a quello standard. Cerchi bellissimi. Abbiamo i paraurti maggiorati sia davanti che dietro ed ecco un'altra auto che non si vede più mai, Fiat 131 Super Mirafiori, 1300 TC. Qua perfetta dentro, non so se si vede qualcosa, bellissima questa, tutta in tinta. I paraurti non sono verniciati ma veramente perfetti. Oh, eccoci qua, arrivati finalmente, qualche bel camion. Cominciamo quindi da questo bellissimo Fiat 682 N2 del 58, portata di 14 tonnellate, motore Fiat da 10.673 cm3, 8 marce. Abbiamo una guida a destra, ribaltabile trilaterale, completamente rimessa a nuovo. Ribaltabile isoli, con belle gomme. E questo qui è un classico, c'è ogni anno praticamente, chi viene qua insomma sa che questo camion c'è. Vediamo questo che non ricordo di averlo visto, Fiat Iveco 130, più recente, è un camion un po' più piccolino rispetto all'altro. Vediamo ancora la guida a destra, non è restaurato però corre, è una bella pompa calcestruzzo. Sai che marca è la pompa? Vediamo se c'è qualche indicazione. Ancora tutti i suoi adesivi, bellissimi. Comandi idraulici. Non penso avesse telecomando ancora questo. C'è un quadro elettrico con le pressioni, bellissimo, braccio allungabile, c'è estendibile insomma. Bellissimo il braccio qua, vediamo ripiegato, però poi si va ad aprire e si stende per un bel po' i metri insomma. Qui, ecco qua, qui da dietro, le betoniere scaricano, il calcestruzzo che viene agitato, viene aspirato all'interno. Qua abbiamo una pompa, non ricordo il nome, peristaltica forse, attraverso pressione su un tubo in gomma porta il calcestruzzo all'interno del macchinario, all'interno di questo tubo che viene poi pompato, passa all'interno di questi tubi che vediamo ripiegati fino al tubo principale che viene tenuto ovviamente dall'operatore e indirizzato dove più serve.
non trovo una scritta del produttore. Vabbè, Midek forse è questo il produttore. Oggi insomma una marca meno nota oggi. Ah, ecco qua, per l'Italia Midek, macchine minerarie ed industriali, rivenditore, non so, mai vista, però probabilmente era nota un tempo. Conosco le più note Putzmeister tedesche, ma questa no. Molto bella ancora. Oh, qui questo è una vecchia conoscenza del canale, l'abbiamo già visto in un raduno precedente di Transchiaia. Andiamo qua, Lancia Esatau 864-112 del 55, ok, quindi del dopoguerra, versione civile ovviamente, motore 8867 centimetri cubi, 132 cavalli, è un bel camion. Gru Idrocom, gru idraulica, Milano. Totale che usa i olio esso, olio idraulico esso. Molto bello questo muso, bandiera italiana, bellissimo. Anche questo è un ribaltabile, se non sbaglio. Sì, dovrebbe esserlo, trilaterale, sì. Bellissimo. Adige. Qui abbiamo un furgoncino Fiat, non ricordo il modello. Forse primo, seconda serie forse. Suo cofano. Abbiamo le prese d'aria per l'abitacolo. Da lì entrava l'aria abitacolo, si poteva aprire con una delle leve al suo interno. Molto bello. No, lì vedete le prese d'aria. Diciamo che era ispirato a quelli che erano i furgoncini americani. Bello questo! Suo cassone di legno, perfetto, apertura un po' di ruggine, ma insomma buone condizioni. Abbiamo un Iveco Fiat 50 NC. Sono abbastanza sicuro sia un Iveco. E abbiamo i vetri made in Germany, West Germany. Quindi c'era già stata l'acquisizione della Magius. Terni molto semplici, un po' di ruggine nel passaruota, ma per il resto. Ah, gru, è una gru idraulica, piccola gru idraulica qua nel cassone, molto bella. Utile soprattutto NC nafta cassonato, cassone rotondo targato Treviso. Guarda questo bellissimo, completamente restaurato. Ecco. Motore, abbiamo il motore qua in mezzo, la cabina è bassa. Qua è il melupetto, stupendo, ribaltabile isoli, c'è notare lo spazio in cabina, quanto ridotto era, un sedile minuscolo, il motore occupa parte dello spazio e per stare comodi bisognava praticamente stare col braccio fuori. Che spazio è veramente ridotto, completamente restaurato questo. Ah sì, legno,
Abbiamo un altro Lancia 864 come quello visto precedentemente, molto bello, completamente restaurato. Guardate quanto alto è questo camion, l'altezza è simile a quella dei camion odierni, soccofano bello lungo, molto molto bello. Guardate le pedane, che solide. Qui abbiamo lo sterzo, eh sì. Qui vediamo gli interni, volante ovviamente a destra. Laterale isoli, oh, guardate le frecce d'epoca risistemate, bellissime. C'era effettivamente la freccia di stop, camion veramente eterno, sovradimensionato. Guardate solo le balestre, quanto grandi che sono. E qui abbiamo altri due piccoli furgoni Fiat, Fiat Iveco, quindi Iveco esisteva già, questo simile all'altro. Comunque abbastanza recente, anche se ora appunto iniziano ad essere sistemati e considerati come furgoni d'epoca. Anche questo formoso, tre posti. E questo è un po' particolare per lo stile italiano, però appunto si usavano più furgoni come questi senza muso, portate differenti. Questo Fiat era più leggero, mentre questo andava già e arriviamo quindi all'ultimo camion qua presente, questo bellissimo autoscala Bono, autoscala Bono completamente restaurata. Guardate le condizioni, vernice, tubi idraulici, e questi sfili, questo si piega, non va in dentro come quelli moderni, ma si ripiega verso il cassone, entrambi fatti in questo modo. Abbiamo il quadro, i comandi. Ok, quindi sollevamento, destra, sinistra, l'apertura, comandi tutti idraulici qua, bellissimo. E abbiamo anche una certa altezza massima, riesce ad andare abbastanza in alto, cilindri completamente restaurati, guardate le condizioni perfette. Bono, officine metalmeccaniche, cuneo, medaglie d'oro per l'invenzione. E qua abbiamo diversi anni, 72 73, questo è dell'86, portata 580 kg, tre persone, 180 bar, pressione massima. Bello,
su un Fiat 682 T4. Guardate che camion, molto spesso erano fatti, dovevano andare in terreni fuori strada, quindi tutto sovradimensionato. Il filtro dell'aria, bagno d'olio, bellissimo. Abbiamo la pompa dello sterzo idraulico. Andiamo a sentire il lancio acceso. Sentite com'è silenzioso questo camion. Sentiamo ora il lancia acceso, sentite come corre bene. Dico un po', ma insomma, cioè, considerate che il camion che ha quasi 100 anni, non so l'anno di questo camion, ma siamo intorno agli anni 40-60, ha un rumore che è molto simile a quello dei dire. Oh, guardate, guardate l'altro motore che entra dentro l'angolo, assolutamente silenzioso qua da dentro, ovviamente non c'è nessun tipo di copertura che si inserisce il motore, è un motore totalmente esposto, quindi è incredibile che sia così silenzioso effettivamente. Un camion di questi sarebbe bello, chissà, prima o poi. E concludiamo con questo furgoncino Fiat chiuso. Il suo chiuso è abbastanza raro da vedere, sono più comuni quelli aperti come quello che abbiamo visto prima. Il deflettore per lo scarico che butta giù i fumi, insomma un po' di ruggine, ma condizioni ottime, diciamo abbastanza buone, buon stato di conservazione. Abbiamo la panca dentro, guardate il posto guida, bellissimo. Fiat 600, uno dei primi modelli, si nota da tutte le parti cromate, dagli interni, da eccolo qua, Fiat 600, sempre una gran macchina.
Ford F-150 XL Triton. Triton è il motore, XL è il cassone, che è un cosiddetto long bed. E Triton dovrebbe essere quello benzina, 6 cilindri benzina, 8 cilindri benzina. Bello, abbastanza standard, purtroppo abbastanza raro trovare le diesel, soprattutto abbastanza raro trovare i Ford qua in Italia, ne sono stati importati veramente pochi. Diesel sono anche abbastanza economici in quanto a gasolio, soprattutto i Chevy da quel che ho letto, ma ne sono stati importati pochi purtroppo, sempre benzina convertiti in GPL magari. Va. Da 106.000 guardate, interni perfetti, assolutamente perfetti, guardate il legno, ha un senso veramente di solidità all'orologio. Completamente originale però. Guardate i sedili in pelle traforata. Vediamo il costo per le cenere, sigarette, sigari, quello che era. Guardate che interni perfetti. Cambio automatico ovviamente, per il massimo comfort di guida. Qui abbiamo l'antenna che quando accendono la radio esce, stupenda. Oh, qui abbiamo una Mustang. Tra 102. Ovviamente sistemata, guardate le ruote posteriori che larghe, sono simili, quindi sono abbastanza simili, fantastico. Interno in pelle, cambio automatico ovviamente. Qua, questo lato, finiamo con questo RAM 1500. Sicuramente benzina, 8 cilindri. E qui non potevano far vedere l'OM, probabilmente un 110 carrozzato San Giorgio. Un tempo negozio mobile, oggi è un parco ambulante. Parco ambulante. Peccato per questo colore un po' smorto. Però è bello, sempre bello vederlo sulla strada. E ora un po' di belle moto. Non sono molto esperto in moto. Fiat 124 Sport 1600, ok, bellissimo, colore incredibile, è un po', copiava un po' la Dino,
po' più piccola ovviamente. C'è la protezione per la cupa dell'olio, molto bella. Un T3 o T25, camperizzato. Vediamo se si alza. Ecco, si alza. E un altro titolo, puoi fare stile tedesco, si può dire. E qua invece abbiamo un Ford Transit Mark 3 corto, questa versione portava meno peso, short mi pare si può aver chiamato. Completamente scomparsi questi, di solito sono tutti arrugginiti intorno al vetro, infatti si nota quanto stucco sia stato messo per evitare all'acqua di entrare in cabina. Questo è ancora abbastanza recente, anche se la ruggine diciamo sta facendo strada soprattutto nelle giunture della carrozzeria, che non è una bella cosa. Versione corta, corta, ruota singola, aveva il portellone infatti in questo modo. E dopo questo giro in parcheggio, che dove si trova sempre qualcosa di interessante, di solito anche qualche annuncio, è ora di andare a mangiare qualcosa e poi si va a casa. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.